Ancora una volta la regionale 71, teatro di un incidente stradale. Ci troviamo ad Olmo, il paese che, come sappiamo, è alle porte di Arezzo, è ancora comune di Arezzo, e proprio alle mie spalle è successo appunto l'ennesimo incidente stradale. Un bimbo di 7 anni è stato investito. Il bimbo di appena 7 anni sarebbe stato investito da un furgone nei pressi di un attraversamento pedonale. È accaduto intorno alle 7.30 lungo la regionale 71 in località Olmo, paese alle porte di Arezzo. Pericolosa direi di sì, specialmente nelle ore meno trafficate, sfrecciano ad alta velocità, diciamo, la sera. Anche il piazzale stesso è gestito male perché entrano contromano e qui di fronte effettivamente vanno veloce, a differenza delle ore di punta no, perché proprio il traffico è completamente fermo, specialmente la mattina e la sera verso le 5, però è molto trafficata, tanto, quello sicuramente. Il bimbo stava presumibilmente uscendo di casa per andare a scuola. Improvvisamente è stato travolto dal mezzo che non si è fermato dopo l'impatto. Il bimbo è stato soccorso dai sanitari giunti sul posto. La Croce Bianca è arrivata con un'auto medica, un'ambulanza e l'elisoccorso Pegaso, che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Meyer di Firenze. La polizia municipale è arrivata sul posto, anche con il comandante Aldo Poponcini, sta effettuando le ricerche del responsabile. Un'arteria, insomma, che conferma la sua pericolosità